Pochi minuti fa abbiamo avuto notizie dall'Istat che per i primi 3 mesi dell'anno ci sarà una riduzione del prodotto interno lordo di oltre il 15%. Però mentre, come dire, c'è una giustificata preoccupazione e attenzione su quello che succede sul versante economico, su quello sanitario prima ancora di quello economico, quello che invece rimane un po' in ombra è quello che succede sul versante del comparto della cultura. Ecco, stiamo di fatto affrontando con una certa disattenzione un rischio di desertificazione delle iniziative e dei soggetti culturali sul piano europeo come sul piano nazionale. Non tutto è fortunatamente bloccato. In Italia ci sono tra 350 e 380 mila lavoratori impegnati nello spettacolo, nel comparto largo della cultura, di cui circa 10 mila censiti nelle Marche. Questo mondo produceva nel 2018 quasi 82.000 eventi con una presenza di circa 8 milioni di persone. Di queste realtà l'80% è evaporato. Sotto l'egida del distretto culturale voluto che mutuava, diciamo, la possibilità di intrecciare una riflessione oramai direi superata dell'organizzazione economica territoriale, quella del distretto industriale, con la cultura. Ecco, da questo collegamento è derivato un impulso oramai di qualche anno che la Regione, a mio avviso, ha fatto bene ad alimentare, ad aggiornare, ha cercato di dare sostanza con mezzi tecnologici, organizzativi, innovativi a nuovi sentieri dello sviluppo. Riguardo una serie di attività che tornano straordinariamente utili su due versanti. Dapprima sulla ricerca di nuovi sentieri dello sviluppo nella ricostruzione post-sismica. Il secondo, che invece riguarda un nuovo sviluppo economico basato sulle piccole e medie imprese, senza distinzione, diciamo, di codici statistici, che prefigura modalità organizzative capaci di affrontare il confronto della riapertura, che sarà più concorrenziale, più esigente e più tecnologicamente avanzata. Sono stati finanziati 17 progetti, 13 di interesse regionale e 4 di iniziativa diretta regionale, tra cui uno riguarda Impresa Cinema, che sostanzialmente è intestabile proprio alla piattaforma che ci ospita. La Regione ha investito abbastanza, ha investito circa 5 milioni, ma gli investimenti, i progetti realizzati hanno superato più di 12 milioni. È un rapporto che magari, come dire, avessero altri settori, penso all'agricoltura, ma anche alcuni comparti economici spesso molto ben riguardati. Tra le attività virtuose che ci siamo sentiti di valorizzare, l'utilizzo di ICT per la valorizzazione del patrimonio culturale in questi progetti e nell'animazione che ne è seguita c'è stato, diciamo, un grande lavoro, l'istruzione e la formazione di competenze per operatori e giovani, il sostegno alla creazione di start-up, l'efficacia del partenariato, la contaminazione tra settori diversi. È una proposta che si può discutere concretamente anche nelle prossime settimane, che è quella di considerare per la cultura e per la produzione culturale regionale l'istituzione di una piattaforma collaborativa alla maniera di Industria 4.0. Nelle Marche ci sono 4 piattaforme tecnologiche collaborative sulla meccatronica, sulla salute e il benessere, sul tessile, sul Made in Italy. Sarebbe utile, ecco, chiedere di potenziare
poter realizzare una piattaforma collaborativa che riguardi invece le produzioni culturali e il circuito di produzione culturale.